Oggi smistiamo i medicinali scaduti che per legge devono finire all'inceneritore, anzi al termovalorizzatore. Qui c'è uno sciroppo, qui c'è uno sciroppo, chissà che potere calorifico ha. Qua ci sono dei flaconcini, chissà che potere calorifico hanno. Qua c'è una pomata, qua ci sono delle bustine, della polvere. Flaconcini, che grande potere calorifico. Qua c'è uno spray e un liquido. Vabbè, il liquido brucia benissimo. Il liquido è acqua. Ah, non è mica benzina, è una soluzione acquosa questa. Brucia benissimo la soluzione acquosa. Ha un potere calorifico eccezionale. Qua ci sono delle compresse, un potere calorifico fantastico. Col blister d'alluminio, l'alluminio brucia molto bene, anzi, serve proprio per rinvigorire la fiamma. Poi sì, insomma, le conoscete anche voi le medicine. Bello, per legge, sciroppo, ecco qua, anche qui, sciroppo, molto bello, potere calorifico straordinario, ecco, viva il termovalorizzatore, per legge dobbiamo fare questo. Allora, tra poco escono dalla farmacia per legge, ecco, alcuni dicono così facciamo spazio, così liberiamo, ecco, non ce li abbiamo più sotto la vista. Domani, ci ritornano indietro, allo stato gassoso, di particolato fine, ultrafine. La materia non sparisce mica, ecco, credo che sia abbastanza chiaro, nel 2011. Quindi per legge noi ci stiamo condannando a morte per legge, siamo intelligenti, viva la legge. Oppure, come diceva il Novecento, il libro di Baricco, niente, non si può dire, viva la legge. Ciao a tutti.